Dunque, ed eccoci di nuovo qua con Fallout New Vegas. Dopo i miei video su come trovare il Tesla Beaton o Beater, già non mi ricordo come si chiama, quindi andiamo benissimo. Durante il mio giro a gare ho ottenuto questa missione secondaria che si chiama Hard Luck Blues, che mi chiede di trovare l'origine di una radiazione che sta contaminando dell'acqua, e questo mi è, seguendo quindi l'indicatore di missione, mi ha portato nel Vol 34 in cui sono appena arrivato. Quindi appena arrivato ho sentito dei versi inconfondibili di Ghoul, infatti pare che questo posto sia pieno dall'indicatore di nemici che mi mostra la bussola, e ho pensato quindi di farci un video perché sembra che insomma le premesse possono essere interessanti per, sì, insomma, farsi due risate alle mie spalle, perché di sicuro schiatterò come un animale. Detto ciò, ecco, sentite pure che versacci che fanno. Come al solito adotterò finché posso la tattica dello stealth. Che sto stronzo subito mi manda a fanculo, testa di minchia. Muori bestia. Cerca abitante del Vault. Messo male. Ok. C'è qualcun altro? Ok, adesso sono nascosto. Cercherò di eliminarlo il più possibili. Un secondo che non mi ricordo se. Sì, avevo già aumentato il volume. Scusate. Cercherò di eliminarlo il più possibile senza farmi vedere. Tramite questa pistolina che sembra non faccia un cazzo. Hai delle munizioni? Veronica, io ti inculo. Cosa cazzo lanci? Le granate. Quale parte della parola stealth, furtività, non hai capito, oca, di un'oca? Mi signor. Ho capito. Affanculo ancora. La furtività è a sto punto. Dov'è? Fucile da cazzo, fucile da pompa. E giù di pompate. Per la confraternita. Sì, vaffanculo te la confraternita, deficiente di un'oca. Forse quelli nelle vicinanze li ho messi, li ho ammazzati tutti, quindi magari un po', mi cercano ancora per un po', poi ma la smettono e tornano nascosto, così quando li colpisco ottengo ancora il mio bonus di furtività, colpo critico furtivo volevo dire. Scusate. Come se non bastasse, nel posto, in questo luogo c'è una radioattività costante di una radiazione al secondo, che non è tantissimo, però a lungo andare può diventare pericolosa. Ok, un secondo, che ogni tanto controllo sempre che avete un. Prego un cazzo. Vediamo un po' computer. Benvenuti nel Vault 34. Questo Vault può vantare un reparto fitness all'avanguardia, compresa una piscina di dimensione naturale. Psychopos preanz. Ok. Ah, forse qui ricomincia. Mi serve Sapzio e Mitao. Riteniamo di sopperire con un'armeria fornita di tutto, situata al quarto piano. Buon soggiorno, Vol 34. Al fitness all'armeria, andiamo bene. Avviso inondazione, sistema rivelato un allagamento al terzo piano, tutte le porte sono state chiuse automaticamente, bene. Reattore, il sistema ha rilevato un danno moderato al reattore, vi prego di fare attenzione agli alti livelli di radiazione del quarto piano. Registro, il sovrintendente ha tolto il libero accesso all'armeria, non possiamo neanche dei franzi. Misaggio, non lo trovi. Ok. Sono andati tutti a puttane qui. Senza se e senza ma.
Dio Veronica, mi hai fatto prendere un colpo. Cazzo! Sono cagato in mano! Stronzo! Allora, vado lì tranquillo, mi trovo sto qui, sei inchinato che non fa niente, silenzioso come la morte. Te la do io la morte, stronzo di merda. E adesso anche il fucile da caccia. Ma ci ricarico pure in durante lo spaw? Lo spav? Funziona la sicurezza del volto, vaffanculo la sicurezza. La sgommata nelle mutande e poi me la pulisci te, bastardo. Per la confraternita. Ma va a cagare te la confraternita. Sono pure pieno di radiazioni, allora. Dunque, dov'è? Ecco. Radix e Radaway. Direi anche uno steampack perché qualche colpo quei bastardi me l'hanno dato. Fai gli steampack e sono a posto. Questi semi zombie ci vuole per forza un'arma come il fucile da caccia barra pompa, se no non ci capiamo mica. Io direi che volevo fare tutto in stealth, ma pericolo, mi hanno ancora individuato. Cos'è quello? Tubo di piombo, cosa me ne faccio? A questo punto posso anche fare un po' di luce. Infatti era un po' buio. Ho ancora guardarlo. Guarda il mio culo, stupida. Tac, 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 ok. Borsa medica, ok. Mi trovate qui. Te, faccio una bella foto. Non è che faccio sto granché contro di loro. Sempre lì a godere, ok. Ancora individuato. Madonna, dire che volevo far tutto tranquillo. Per la confraternita. Ok, attenzione. Sanno che siamo qui, ma ci hanno persi di vista. Infatti, ci hanno subito ritrovati. Che culo che hanno, eh? Brava Veronica, mettiti davanti all'esplosione splatter. Vabbè, fuori uno. Come ho detto, non so come ho fatto a mancarlo da qui. Dio, quanti ce ne sono ancora? Che cazzo è successo in sto posto che sono trasformati tutti in goal? Missione 10, non me ne faccio nulla. Ho gli occhi ben aperti. Sì.
cioè che questi li faccio un giochino. Dunque, armi. Dov'è? Granata al plasma. Porta in... ah, porta inaccessibile, allora restate pure lì, stronzi. No, con l'acqua non mi dice nulla di buono. Vediamo qui cosa c'è. Antico camion Nuka Cola, niente. Petardi, faccio un cazzo. Libro di cucina del patriota, boh. Dormi letto. Pigiama sexy. Ma oh, ma ciao, non ti avevo visto, scusami. Cazzo. Dietro. Militare moderno. Oh, vacca culo. Dai, la tensione continua ad aumentare. Che miseria, pensavo di avere almeno un una tuta antiradiazione, invece. Sta a vedere, questa era la porta in, inaccessibile di prima. Vabbè. Oggi Radaway, perfetto, Radix e Stimpa. Oh, quello che mi serviva proprio. Un po' di culo ci vuole. Io mi sono anche stufato di sprecare munizioni, quindi adesso si va con l'asse protonico. Apri porta per l'osso del sovrintendente, chiave necessaria che ovviamente non ho. Guardate, mappa locale. Io dove schifo devo andare? Precisamente qui, ovviamente. Che cazzo. Forse l'ha qualcuno di questi. No. Nemmeno. E che è bellino lui che fa l'angioletto morto. Ma che cagata. E neanche qui. Boh. Intanto il tempo del video sta finendo, quindi a sto punto continuiamo nel prossimo. Quindi andiamo al prossimo, quindi alla prossima. Ciao!